Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati su SimGear, il canale degli appassionati dei simulatori di guida. Tanti di voi mi hanno chiesto quanto costa un simulatore di guida col triplo monitor, quanto costa un simulatore di guida che permette di fare tanti FPS, quanto costa un simulatore di guida per divertirsi. Beh, tutto dipende da cosa andate a cercare. Oggi vi trovo una soluzione economica a livello di software per non dover cambiare un PC, cioè per sfruttare un triplo monitor su un PC di 3-4 anni, perché spesso e volentieri c'è gente che 3-4 anni fa si è comprato un super computer da gaming che oggi è vecchio. Bene, quello che vedete adesso è GTR2, che è stupendo come fisica e come gioco, così come viene scaricato però da Steam, quindi con una grafica diciamo un po' datata. In questo momento ho ovviamente, dopo magari verifichiamo, tutte le impostazioni al massimo e il computer che ho collegato in questo momento è un Ryzen 5 con una RX 580. Come vedete non c'è nessun impuntamento, però ora dobbiamo prendere questo GTR2 e aggiornarlo a una grafica migliore, perché se no ci si sente indietro. Bene, si può fare, si può aggiornare anche GTR2. Ora vi mostro come. Torniamo un attimo ai box e usciamo dal software. Allora, lasciamo il circuito, usciamo dal programma. Allora, prima di tutto vediamo che GTR2 è scaricabile da Steam al modico prezzo di 5,99€, quindi parliamo di un software veramente alla portata di tutti. Poi io metterò in descrizione GTR2 HQ Anniversary Patch. È una patch di 460 MB che voi andrete a estrarre nella cartellina dove avete installato GTR2, quindi ok. Lui vi dirà: vi devo sovrascrivere i file, gli dite sì a tutti e andate a installarlo. Dopo scaricherete Reshade GTR2 gtracing.rar, ve lo metto anche questo in descrizione, lo scompattate. È un file piccolino, usate il file, il programma Reshade, vi metterò anche questo in descrizione. Vi si apre quest'icona, cliccate sul pulsante grande, lui vi scannerizza tutti i giochi che vi trova e andate a cercarvi GTR2. Eccolo qua, aspettate che se non finisce fate un po' fatica. Vedete che l'avete selezionato, use selected application, gli date l'ok. Gli dite che è un DirectX 9 e andate a listare i primi 4 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 e il settimo elemento. Gli date l'ok. Lui vi applica una patch a GTR2. Poi premete su Edit Reshade Setting e sulla prima riga andate a selezionare questo filettino che avete scompattato. Io lo vado a selezionare un'altra cartella perché questo poi andrò a cancellarlo. Reshade GTR FIA gtracing.ini. Gli dite apri e gli date l'ok. Bene, avete patchato il vostro GTR2. Andiamo un attimo a rivedere GTR2 rispetto a prima. Stiamo sempre sulla stessa macchina, non cambiamo l'impostazione, andiamo poi dopo a vederle se sono al massimo, ma se no le mettiamo al massimo. E sullo stesso circuito. Ah,
Ecco, potete già verificare una grafica decisamente più aggiornata. Vedete che non gli manca niente come grafica, guardate la bellezza delle montagne, il cielo com'è fatto bene, le nuvole velate. Ma non fermiamoci a questo, già qua abbiamo un'ottima grafica e un'ottima guidabilità, una macchina che risponde benissimo ai comandi. Andiamo giusto per scrupolo a vedere se la grafica era tirata al massimo, quindi usciamo da qua, andiamo in option, video, custom, non è neanche al massimo, dobbiamo lasciare il tracciato per modificarlo, quindi option, video, la mettiamo full e tutto ciò che non è a full lo rimettiamo nuovamente a full. Vedete qua, no? Medium lo mettiamo a full, far mettiamo very far e così dovrebbe essere tutto, più di così non si può. Ok, main menu e torniamo qua. Allora, qual è il difetto in questo momento? Il difetto è che se io vado, che sono molto lontano dal cruscotto e se io vado ad avvicinarmi ho una limitata possibilità di muovere il mio cruscotto. Come risolviamo il problema? Il problema lo risolviamo così. Usciamo. E andiamo nella cartella di GTR2, vedete qua sono nella cartella di GTR2, apriamo Game Data, apriamo Team, andiamo in GT, Lamborghini Murcielago Team. Questo è uno dei, queste le cartelle sono i vari team, apriamo il Team Dams e apriamo il file, ricordatevi il numero 024 è 024, che è il numero della macchina, GT Murcielago Car. Lo apriamo con un block, come un block notice, e andiamo a modificare Max Seat Rear, Max Seat Front, Max Seat Up and Down. Come? Gli aggiunge, trasformiamo il numero di testa in da 0 a 1, quindi 0, 1, 1, 1. Salviamo il file, lo chiudiamo e riavviamo GTR2. Perfetto. Allora, open practice. Vediamo i circuiti. Ecco, vedete? Io ho lasciato prima Imola GP 2004. In realtà avrei dovuto mettere HQ. Quindi High Quality, quelli determinati dalla patch, Imola GP 2004. Continua, quindi vedremo ulteriori miglioramenti. Bene, siamo in macchina. Guardate ora quanto mi posso abbassare o alzare. Ecco che ora il mio cruscotto è là dove lo vorrei. Ok, ovvio non abbiamo il supporto del triple monitor, ma abbiamo già una visione che ci permette di vedere a lato. E una grafica che veramente non ci toglie niente. Ora io adesso non ho i riferimenti,
di GT2 perché è tanto che non ci gioco, però facciamo una cosa, usciamo un attimino e andiamo a vedere un po' com'è la grafica in Race Weekend. Togliamo le prove. Partiamo qua in fondo. Mettiamo tanti. Allora, car. Le mettiamo dentro un po' tutte. Noi usciamo con la nuova. Vedete? Se io seleziono la 0.26 non posso andare avanti e indietro come ho fatto vedere prima, devo andare a modificare anche il file relativo alla 0.26. Okay, abbiamo un bel po' di opponent, posizione sulla griglia, last non la capisco, vediamo un attimo, standing, è un po' che non lo uso questo gioco, quindi vi chiedo scusa. Innanzitutto vedete che è molto veloce a caricare rispetto a un assetto corsa o un assetto corsa competizione. Come vedete non è che è proprio una grafica schifosa, schifosa, schifosa. Vabbè, falsa partenza. Un po' col casco perché ho dovuto mettere il casco per mettere la cam in una posizione un po', ecco, come sentite devo andare a regolare l'audio perché ho sfalsato l'audio della mia macchina rispetto a quella dei concorrenti. Ecco, considerate che voi adesso vedete delle macchine degli anni in cui è uscito il gioco, ma online trovate davvero tutto ciò che serve per personalizzare questo gioco, quindi dei black paint recenti, dei GT3, tutto. Cioè, guardate anche l'uscita col fumo che si solleva. Insomma, si può dire che GTR 2 sia quasi all'altezza dei più recenti videogiochi, ma con una richiesta hardware talmente limitata da permettervi di lavorare ad alti FPS in qualsiasi condizione. È divertente, ve lo garantisco. Anche la gestione del force feedback è perfetta. Guardate che bello che è. Voglio togliermi una curiosità, andiamo a vederlo anche con la pioggia, se si può, perché non mi ricordo se si può sinceramente. Allora, finish race, continua, practice, vediamo se c'è la possibilità di mettere il tempo. Allora, time. So che c'era, però non mi ricordo dove. Ah, realismo, secondo me. È qua. Peccato, non me lo ricordo, non voglio tenervi ore davanti. Allora, mixer, ce l'avrò sotto gli occhi e non lo vedo. E niente, farò un video sul meteo di GTR 2 quando lo trovo. Bene ragazzi, io spero di avervi fatto vedere un qualcosa di interessante per chi non ha un computer potente, vuole giocare col triplo monitor e vuole un bel
videogioco che sia rimasto attuale nel tempo. Se vi è piaciuto ciò che avete visto, beh, scaricate il videogioco, scaricate tutto quello che vi metto in descrizione, aggiornatelo, provatelo e poi cominciate a scaricare anche qualche bella macchinetta, perché ce n'è di belle, ce n'è veramente di belle. C'è la Formula 1, c'è tutte le macchine che potete pensare di trovare. Su GTR 2 le trovate proprio grazie al fatto che è da tanto che è in circolazione. Grazie a tutti, se vi è piaciuto ciò che avete visto mettetevi un mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima!